Il calcio dilettantistico vive le ultime gare agonistiche della stagione e anche squadre che hanno già delineato il proprio futuro si affrontano in gare che ben difficilmente offrono le giuste motivazioni. È il caso di Porto e San Nicolò, vincitrici dei gironi C e D di prima categoria, che si affrontano nel return match della finale per assegnare il titolo regionale di prima categoria. All'11 del presidente Paluzzi, grazie all'1-1 in trasferta, può bastare anche un pareggio a reti bianche, mentre i teramani devono vincere o pareggiare con più di un gol. La gara che resterà agli annali per essere l'ultima in panchina di Dario Mazza è anche l'occasione per il nuovo tecnico Raffaele Di Zio, presente in tribuna, di vedere all'opera la sua nuova squadra. La gara non bellissima vive il primo acuto dopo appena un minuto, quando Centanni libera il tiro di Donato che da buona posizione calcia debolmente verso Oliverio. La risposta degli ospiti arriva su palla inattiva, con il colpo di testa di Di Serafino che non sfrutta a dovere il tiro dalla bandierina. Al nono il calcio piazzato dello stesso Di Serafino crea qualche difficoltà ai rodiani che non riesce a trattenere. Al 36esimo la lunga sgroppata di Passamonti si conclude con un diagonale in corsa da posizione defilata che trova pronto ai rodiani. La prima frazione non offrirà altri spunti interessanti, si va dunque al riposo sul risultato ad occhiali. Nella ripresa gli ospiti si fanno più intraprendenti per cercare di schiodare il risultato e dopo un minuto Schiavoni con il suo diagonale ravvicinato ma non irresistibile impegna i rodiani che blocca con tranquillità. Al 12esimo Di Giuseppe Antonio si libera per il tiro dal limite che risulta piuttosto centrale e facilmente controllato dai rodiani. Il finale di gara è appannaggio dei padroni di casa che si rendono pericolosi in più di una occasione. Al 26esimo, dopo un'uscita piuttosto dubbia del portiere ospite ed in seguito alle veementi proteste della panchina pescarese, il direttore di gara allontana il presidente Paluzzi. Poco dopo arriva l'azione più ghiotta dei padroni di casa, Di Donato appoggia in avanti, dove Di Sante è pronto ad intervenire in anticipo su Oliverio, ma dopo aver aggirato il portiere ospite, il numero 14, in casacca rossa, manca clamorosamente il bersaglio. Al 35esimo il gran siluro di Imbastaro sibila pericolosamente a lato. Due minuti dopo Di Donato fallisce il bersaglio da due passi. La gara si trascina stancamente fino al triplice fischio del direttore di gara. Il Porto, dopo la conquista del campionato, mette la classica ciliegina sulla torta, aggiudicandosi anche il titolo regionale di prima categoria. Adesso è il momento di staccare la spina, ma nella prossima stagione di promozione, ne siamo certi, l'11 dell'ambizioso presidente Paluzzi reciterà sicuramente un ruolo da protagonista. Dopo la vittoria in campionato è arrivato il titolo regionale di squadra più forte della prima categoria. Una vittoria con addio finale, visto che Dario Mazza, come già aveva annunciato in altre occasioni, ha abbandonato la panchina del Porto. Ma soltanto la panchina o la società del Porto, mister Mazza? Beh, la società è un po' difficile abbandonarla perché dopo un'annata del genere quantomeno rimangono i quadri direttivi della società, poi i compiti sono ancora ben da definire, sono ancora da definire, però devo dire che dopo la giornata di oggi è duro lasciare questa squadra in mano a un altro allenatore. Avevamo già anticipato come notizia di mercato l'arrivo di Raffaele Di Zio, lei come giudica il suo erede? Il mio erede, innanzitutto devo dire che è stato il mio maestro, perché io ho iniziato ad allenare con lui, perciò avevo anche un debito di riconoscenza nei suoi confronti. È uno degli allenatori più preparati secondo me d'Abruzzo, l'abbiamo scelto un po' insieme, io ho dato il mio consiglio al presidente di prenderlo e il presidente, come al solito, si fida dei suoi consiglieri e siamo riusciti a prendere Raffaele Zio come allenatore. Però per il resto dobbiamo ancora organizzarci e intanto vogliamo vederci intanto questa bella vittoria, che è una bella soddisfazione sia per la società che per i giocatori, a iniziare da questo splendido ragazzo che è qui a fianco, che è il capitano della nostra squadra, Alessandro Straccialini, che è stato uno degli artefici di questa annata indimenticabile. Ho un debito di riconoscenza anche nei suoi confronti, perché una persona che mi ha dato una mano nello spogliatoio, una mano in campo, una mano un po' dappertutto, perciò penso che sia questa vittoria da dedicare esclusivamente a lui. Alessandro Straccialini, il capitano di questa squadra, oggi però contrariamente all'altra che abbiamo seguito col Moscufo è stata molto diversa, problema soprattutto a livello di motivazioni. No, ma dopo un campionato, un'annata intensa, soprattutto con questo clima, questa temperatura, era difficile che venisse fuori una bella partita.
Comunque ringrazio il mister per le parole dette, ringrazio il presidente, la società, tutti quanti. E dedico questa annata, questa vittoria soprattutto a mia figlia che è nata quest'anno. Un bacione. Presidente Quinto Paluzzi, un presidente molto ambizioso, tra poco avremo il Porto in Eccellenza. No, come già detto un paio d'anni adesso dobbiamo militare in promozione, fare esperienza, assimilare molte esperienze ancora e poi si deciderà. Io voglio ringraziare questo stupendo gruppo, non so se prossimamente riusciremo a riformarlo. Non so se prossimamente riusciamo a riformare un gruppo così stupendo. Corretto, un gruppo è una famiglia. Poco professionale. Va bene, comunque voglio ringraziare tutti, principalmente i miei collaboratori, tutti i dirigenti, tutto lo staff tecnico, la Juniores, l'allenatore della Juniores, tutti i tifosi, la Marina di Pescara, come fa sempre lui, che noi siamo il Porto, dipendiamo da loro. Con i tifosi ci organizziamo per l'anno prossimo a fare uno stupendo campionato, diciamo, una bella annata, dopo quello che viene, mano a mano ci organizziamo. Tra i tanti nomi che abbiamo citato lunedì scorso, a livello di nuovi acquisti, qualcuno però è vero? Certo, qualcuno sì, perché noi, sempre che è stata questa la nostra politica, proviamo a fare 10-15 nomi, 4-5 li becchiamo, i rinforzi che serve per questa squadra, detto dal mister, dai mister, da lui, dal suo... all'altro allenatore ci vogliono 4-5 nomi, un paio sembra che già ci hanno dato la conferma, diciamo il 90%. Sugli altri dopo è da decidere, dalla prossima settimana arriverà il nuovo mister che cominciamo con le riunioni a decidere il da farsi. Vittorio Calabrese, tecnico del San Nicolò, oggi non è andata bene, dovevate vincere a tutti i costi per aggiudicarvi questo platonico titolo di squadra più forte della prima categoria in Abruzzo. In ogni caso quello che contava è la stagione agonistica appena terminata che vi ha visto vincitori del girone D. Sì, effettivamente l'importante era vincere il campionato qui nel nostro girone. Oggi insomma dovevamo vincere anche oggi in virtù del risultato insomma, che sono riusciti a strappare all'andata, però devo dire nonostante il gol ci è mancato abbiamo fatto un'ottima gara come sempre, devo dire un bravo, l'ho già detto ai miei ragazzi ma lo ripeto, lo ribadisco, veramente una squadra eccezionale sotto tutti i punti di vista, società splendida, per cui un'annata bellissima per me personalmente, anche se ripeto la Coppa era tutto un di più, l'ha detto un titolo platonico, ecco, insomma il campionato era quello che ci interessava e siamo riusciti a centrare l'obiettivo che era difficilissimo. Per cui felicissimo di quello che abbiamo fatto prima. Rimarrà ancora lei in panchina al San Nicolò, sappiamo che per il Porto le cose cambieranno. Io devo dire un grazie alla società visto che mi hanno comunicato ufficialmente che rimarrò anch'io il prossimo anno. Io sarò felicissimo di lavorare ancora con questa squadra, con questa società che è ambiziosa, per cui io devo dire che al contrario del collega del Porto, non so, sono stato più fortunato. Ecco.